Tenevi una giacca, tenevi? T'hai pregato, sta zitto perché sennò ti giacco! È andato in scena al Teatro Sibersi di Castrovillari la commedia Lo Coraggio de no Pompier Napolitano a cura della Compagnia Prustum per la regia di Casimiro Gatto. Scritta e rappresentata per la prima volta da Edoardo Scarpetta nel 1877, l'opera è stata successivamente ampiamente riadattata da Edoardo De Filippo. Ne Lo Coraggio de no Pompier Napolitano, per la prima volta il personaggio di Pulcinella, attore principale in molte farse, qui diventa secondario nel ruolo di servitore, mentre compare un nuovo protagonista generato dalla fertile vena comica di Scarpetta, Felice Sciosciamoc, povero maestro di calligrafia innamorato e ricambiato a sua volta da Virginia, figliastra del barone Andrea, povero guardaporta diventato erede universale di un milord inglese dopo averlo salvato dai ladri. Comandamento primo: in questa casa i vostri parenti non ci devono proprio accostare. Secondo comandamento, adesso che arriva il marchesino gli dirò che mi deve sposare subito. Il barone, sposatosi con una ex lavandaia, vuole imparentarsi con i nobili di alto lignaggio e quindi ha deciso di fare sposare Virginia al marchesino Alberto, figlio della marchese Zoccola, ma alla fine prevale l'amore tra la figliastra del barone Andrea e Felice, che si scopre essere figlio naturale dello stesso barone.